dopo la promulgazione delle regie patenti, fu emanato il regolamento che... Si è svolta nel cortile interno della caserma dell'Albarola a Lodi la festa per ricordare i 204 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia si è aperta con l'ingresso dei gonfaloni al cospetto delle autorità e delle persone invitate per l'occasione. Poi l'ingresso ufficiale del prefetto Patrizia Palmisani. Gli ha fatto seguito la rassegna dei corpi schierati da parte del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Carrara. L'alzabandiera è stata accompagnata dall'esecuzione dell'inno d'Italia da parte del soprano Elisabetta Maglietti. Quindi la lettura degli indirizzi di saluto del Presidente della Repubblica e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. La parola è passata poi al colonnello Carrara per un resoconto sulle attività svolte dai militari nel Lodigiano nell'ultimo anno. Nell'anno in esame i reparti del Comando Provinciale Lodi hanno effettuato 120 arresti e denunciato l'autorità giudiziaria in stato di libertà oltre 1.400 individui. I delitti per i quali si è proceduto sono stati più di 5.000, spaziando a titolo di mero esempio dallo spaccio di stupefacenti alle rapine, dai furti aggravati ai reati contro la persona e in particolare a quelli riconducibili all'odioso fenomeno della violenza di genere. Inoltre è stata recuperata e restituita agli aventi diritto re furtiva per oltre 350.000 euro, mentre le contravvenzioni al codice della strada sono state più di 1.400. Continua sul solco dell'anno passato il trend in diminuzione dei principali reati, quali furti e rapine, che permette di esprimere una valutazione sicuramente positiva dell'andamento complessivo della sicurezza nella provincia di Lodi. La cerimonia è proseguita con la consegna dei riconoscimenti ai carabinieri che si sono distinti per particolari atti di valore. Dava ulteriore prova di elevato rendimento in servizio, offrendo determinato contributo ad attività di indagine nei confronti di un gruppo criminale, dedito alla ricettazione di utensili tecnologici ed attrezzature edili di un noto marchio internazionale. Determinante contributo ad attività di indagine nei confronti di un gruppo criminale responsabile di furti di ingente valore di prodotti alimentari. L'operazione consentiva di disarticolare il sodalizio, assicurando alla giustizia 5 correi e recuperando un considerevole quantitativo di refurtiva. In un'abitazione dove una donna in stato di alterazione psichica minacciava di gettarsi da una pensilina posta ad alcuni metri dal suolo, riuscendo ad afferrarla prima che si lasciasse precipitare, così scongiurando più gravi conseguenze. L'uscita di gonfaloni e lambari ha chiuso la manifestazione.